è psicologico, sembra strano, ma potrebbe essere veramente così. Abbiamo spiegato come appunto per la situazione, intanto ancora un passaggio poco felice che non può essere ricevuto da Hackett, che comunque riesce a rimontare sull'Unen evitando di andare a canestro. Adesso sì, arriva il time out, ci ritroviamo tra pochissimo con le voci delle panchine. Nasce tutto da una scarsa concentrazione, la concentrazione che è mancata proprio perché non c'è stata questa abitudine durante la settimana a lavorare dopo appunto a rientrare, a ritrovare i ritmi giusti. Mazzarino, lo scarico che però trova le mani dell'avversario John Sack, che te l'avevamo detto non era ancora apparso in fight, che non ci stava assolutamente. Jumaine Jones avrebbe voluto anche i passi da tre, Cinciarini non va, Hackett l'accelerazione, si trova di fronte Lighty che lo ferma con un fallo. E questo è il secondo motivo, è una squadra che va benissimo in contropiede. 43, mancano 5 minuti e 43 secondi al termine di questo secondo quarto, e insomma in momento in cui il pallone sfugge dalle mani di Schermadini, effettivamente è abbastanza comprensibile con la defiance, un arbitro vede, l'altro lo segue, è giusto così. Questa però è una regola un po' strana, le tue mani non hai il possesso, quindi potresti anche commettere passi. È anche vero che dal punto di vista arbitrale, anche dal punto di vista puramente per il campionato italiano, insomma, non mi sembra così adatto, ecco, non sta facendo tantissimo in attacco e questo è evidente, però in difesa è un pochino l'anello debole di questa catena. Cosa ha messo dentro Daniel Hackett? Praticamente non vedeva il canestro, stava cascando all'indietro piuttosto che allungare le braccia per ammortizzare l'eventuale caduta. Giocatore dell'Università di North Carolina, Daniel Hackett, non si è visto tantissimo. A proposito di università, eccolo, Southern California all'appoggio a canestro per così Hackett, bravissimo, è riuscito a trovare il punto giusto. Un errore ancora di Jumaine Jones consente a Cantù di continuare a giocare in attacco, una possibilità interrotta da Cavaliero. Hackett che riesce a dribblare in volo Lighty, arrabbiatissimo Trinchieri con Cinciarini. Sicuramente un giocatore di esperienza, ne ha viste tante, ha giocato in squadre fortissime, quindi sa come si gioca a pallacanestro. Il ribaltamento per Jones che non tiene in mano il pallone, ma Hackett rapidissimo riesce ad evitare la palla persa. Il blocco poi di Lideka che consente ad Hackett, nel più classico dei pick and roll, ad andare a giocare un tiro aperto. Jones va a sbracciarsi contro Šekić, poi dall'angolo trova un canestro impressionante. Aveva fatto tutto bene Šekić, l'aveva marcato e tenuto più che bene. Attenzione, Mizov in questo momento è in stato semiconclusionale, Jones non riesce però a mettere dentro un canestro importantissimo, lo fa però Hackett, c'è il sorpasso di Pesaro. Pesaro sta giocando veramente in modo... 39 Pesaro, adesso Cantù aggrappata a uno dei suoi fari, a uno dei suoi leader, al capitano Mazzarino, 35 anni e in questo momento non sentirli neanche un po', ma dall'altra parte c'è un altro giocatore straordinario, un Daniel Hackett che aveva iniziato in sordina ma che adesso è già arrivato a quota 15 e il